un liquore. E questa invece è una pubblicità di traghetti, d'altronde ci sono anche già i gommoni di salvataggio, come vedete. Che cazzo c'entra? Però ti viene voglia di andare a fare una gita in crociera, non so perché. E questa, attenzione, invece, è la pubblicità di un profumo. Ecco, qui il prodotto l'hanno letteralmente messo nel sesso. Complimenti per il messaggio subliminale, quel leggero vedo e non vedo, anzi, un vedo e vedo ancora di più. Ecco, Salmo ha fatto un qualcosa del genere, cioè ha preso il suo prodotto, il suo album e l'ha messo qui sopra su Pornhub. Beh, non c'è niente di male perché i ragazzini ci vanno su Pornhub e Salmo lo sa bene, infatti non è che l'ha messo sul sito di Porta a Porta, voglio dire. Ma no, ridi, però hanno provato anche a pubblicizzare Porta a Porta qua sopra, però le immagini ne ho troppo scene anche per il pubblico di Pornhub e non se la sono sentita. Dicevano che non c'è niente di male, no? In quello che ha fatto Salmo, perché ormai il porno sembra normale. Ma non solo. Ha una potenza incredibile e ha anche un indotto che è devastante. Guardate solo alcuni dati, per cortesia. Il 12% di tutti i siti web è porno. Il 25% di tutte le richieste ai motori di ricerca è pornografica. E il 35% di tutto il download è di natura pornografica. Sento abbastanza figo perché mi sento come Pagnoncelli da Floris a dare i dati così. No, ma avete capito in che mondo viviamo? Io mi ricordo benissimo, negli anni 90, le immagini porno erano dentro un giornaletto segretissimo che avevo in multiproprietà con altri sette compaesani onanisti, ma era nascosto in un luogo selvaggio, dall'altra parte del fiume, dopo il terzo albero di pioppo a sinistra, c'era proprio la mappa del tesoro, era Indiana Jones e la pipa maledetta, sembrava, no? Adesso invece l'immagine porno è sdoganata sui cellulari di tutti. Ne ridiamo, te lo faccio vedere a te. Ma di chi è la colpa di tutto questo? Guardate qua. No, non è sempre colpa di lei. No, 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 no. Non accusatela ingiustamente. Regista Pennivendolo, allarga un po' l'immagine verso destra, grazie. Eccolo qui, è lui! È lui! No, ragazzi! Guarda, si esalta! È un amico di tutti noi! È il famoso nero di WhatsApp! Ma vediamolo bene! No, tengo a precisare che abbiamo messo l'immagine a mezzo busto non per censurarlo, ma perché non ci stava proprio dentro. No, se dovevamo mettere l'immagine a schermo intero arrivavamo dallo studio di Gerry Scotti, dentro la buca di caduta libera. No! Questo è il famoso nero di WhatsApp, lo conoscete tutti e non ha neanche un nome, poverino. Cioè, poverino un cazzo, poverino io. Ma pensateci, no, ma